Sono le 12, ora di un caffè al libro. Ospite di oggi è Maria Lampis, nata a Cagliari, vive a Quarto Sant'Elena e è un'educatrice d'infanzia. Ha scoperto la scrittura dopo un'intensa esperienza che l'ha colpita molto e oggi presenta il suo romanzo d'esordio, Ricomincio da me. C'erano una volta due ragazzi. Inizia così il racconto di Maria Lampis, che narra la storia di Anna, la nascita, lo sviluppo e l'epilogo di un'intensa relazione che scorre come sulle pagine di un diario. I frammenti di esistenza, le impressioni, le delusioni, i sogni, i progetti e gli errori marcano un quotidiano da cui si sprigiona una forte empatia anche in virtù della genuinità con cui la protagonista si propone. L'indomita lotta di Anna, tesa a salvare un rapporto semplice e complesso insieme, esalta così il concetto stesso dell'amore, spesso svilito da sovrastrutture ipocrite e di facciata, un romanzo al femminile, all'insegna di un'evoluzione psicologica in cui un distacco doloroso diviene infine propedeutico a una rinascita. Chiediamo quindi a Maria di leggerci l'incipit del suo romanzo. C'erano una volta due ragazzi, io Anna e lui Marco. Dico c'erano perché adesso non siamo più una coppia. Siamo stati complici, amici, amanti, ma soprattutto innamorati. Nel corso degli eventi, però, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse. O meglio, tu hai deciso di non far più parte della mia vita. Allora io ho impugnato una penna, ho preso dei fogli di carta e ho deciso di raccontare la mia storia, rivolgendomi a te. Una storia che ha mutato il mio modo di vedere le cose e di vivere. Una storia che poteva finire diversamente, ma semplicemente non è andata. Perché è stato più forte la spinta a dividersi che quella di rimanere uniti. Maria, parlaci del tuo libro. Il mio piccolo romanzo narra la storia d'amore di due giovani ragazzi, Anna e Marco. Vivono un amore passionale, travolgente ed unico. Un incidente di percorso, però, porterà Marco ad allontanarsi dalla vita di Anna e non far più ritorno. Il mio libro racconta la sofferenza della protagonista, la lotta continua per recuperare con le sue uniche forze un amore che poteva essere salvato. Grazie a Maria Lampis di essere stata ospite a Un caffè e un libro. Auguriamo tanto successo a questo tuo romanzo d'esordio e ai prossimi che vorrai scrivere. Se volete partecipare a Un caffè e un libro, scrivete a progettieditoriale@dileandro.it. Non vediamo l'ora di avervi i nostri ospiti. E mi raccomando, voi invece che ci avete seguito oggi, grazie per essere stati con noi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube, mettete like alla pagina Facebook in modo tale da essere sempre raggiunti dalle premiere dei nostri eventi. Un caffè e un libro. Ciao!